Ciao a tutti, allora nuovo video sulla Omnia Laboratoris. Questa volta parliamo degli shampoo. Vi ho già fatto un video per quanto riguarda le maschere e per quanto riguarda le creme corpo, quindi se volete vederli trovate nelle playlist sulle review. Come al solito è un video che non parla di una sola maschera o di una sola crema per il corpo, ma vi parlo di tutte e quattro le possibili varianti, quindi è un video comunque completo. Se state pensando di acquistare questi prodotti, vi consiglio di darci un'occhiata. Oggi invece parliamo dello shampoo, così chiudiamo definitivamente la parentesi sui capelli, perché questa ditta non produce balsami, quindi sfortunatamente non ve ne posso parlare. Spero successivamente decideranno di mettere in commercio anche un balsamo, perché sicuramente sono dei prodotti molto interessanti e validi per il prezzo che hanno. Quindi incominciamo subito col parlare di questi shampoo. Come vedete, qui abbiamo quello per capelli lisci, forti, luminosi e sani. Come al solito io rimango sempre un po' perplessa di queste descrizioni che mettono su, perché secondo me non sono inutili. Cioè, il succo del discorso è che sono inutili. Quindi io vi consiglio, se volete acquistare uno di questi quattro shampoo, di provarne uno che vi piace di più e poi andare avanti fino a quando non trovate quello che gradite di più, perché comunque la formulazione di questi shampoo è pressoché identica. Quello che cambia è semplicemente l'olio all'interno dello shampoo stesso, e siccome all'interno degli shampoo, per chi non fa formule autoprodotte di shampoo, non può saperlo, comunque un olio dentro uno shampoo necessariamente deve essere in piccolissime quantità, perché i denti attivi non emulsionano praticamente l'olio, quindi non è che ne potete mettere chissà quanto per farlo più nutriente o meno nutriente. Se ne mette una piccola quantità che riesce a rimanere in sospensione, ma comunque non si emulsiona, quindi non se ne può mettere chissà quanto. Difatti io ritengo che in questo shampoo ce ne sia una quantità maggiore rispetto agli altri in commercio, ma comunque una quantità non sufficiente da determinare addirittura un cambiamento radicale del risultato sui vostri capelli. Secondo me, se qualcuno vi dice il contrario, semplicemente si è fatto un po' influenzare, anche perché lo shampoo resta sulla cute per tipo neanche 5 minuti. Magari passeranno 2-3 minuti prima che noi messaggiamo, e cosa volete che vi faccia un olio sui capelli per 2-3 minuti inserito all'interno di una formulazione di shampoo nella quale ce n'è una minima quantità? Assolutamente nulla, quindi non cambia molto. Tra l'altro, se qualcuno vi dice questo shampoo è nutriente, questo shampoo è così e così, cioè la funzione dello shampoo, così come del bagnoschiuma, non è quella di nutrire e non è quella di idratare la vostra pelle, è semplicemente quella di lavarvi. Quindi, proprio per questo, all'interno delle formulazioni, per chi si autoproduce nello shampoo, nel bagnoschiuma, non mettiamo mai oli pregiati come ad esempio un olio di argan, perché sarebbe assolutamente inutile. L'olio d'argan lo usiamo magari per fare un impacco sui capelli o in una crema corpo che comunque viene assorbita e rimane sulla pelle per 20 ore, 48 ore, a seconda di ogni volta che vi fate la doccia o se la mettete tutte le volte o no. Io ad esempio ogni giorno faccio la doccia, ogni giorno metto la crema, quindi sono sicura che le proprietà della mia crema le sto sfruttando appieno. Non avrebbe senso per me comprare un olio d'argan a 7 euro per 100 ml per poi andarlo ad inserire all'interno di uno shampoo nella quale ne metto una quantità così infinitesimale e lo tengo così poco nella testa che comunque non ha nessun effetto comunque sui vostri capelli. Quindi, chiusa questa parentesi e definitivamente sfatato questo mito dello shampoo che vi nutre i capelli, possiamo dire semplicemente che uno shampoo è più o meno sgrassante e che quindi può far più o meno bene alla secchezza dei vostri capelli. Nel senso che se uno shampoo ovviamente è troppo sgrassante, succede che la cute vi incomincia a prudere e i capelli diventano stoppa. Tutto qui, cioè questo è quello che fa uno shampoo. Uno shampoo non è nutriente, può essere al massimo districante, un po' più rispetto agli altri, perché magari i denti attivi sono anche leggermente condizionanti, ma non è nutriente.
Almeno questo è il mio parere, questo è quello che ho imparato comunque dalla creazione delle formule cosmetiche e credo che comunque sia una verità assoluta che molte persone purtroppo dimenticano. Quindi se uno shampoo rispetto a un altro vi piace è perché la formulazione dei tensioattivi risulta essere magari più delicata sulla vostra cute o sgrassante al punto giusto, quindi è questo in realtà quello che cambia nello shampoo. Va bene, definitivamente chiusa parentesi, vi parlo adesso di questi shampoo, sono tutti come vedete certificati CEA, quindi l'INCI è appostissimo. Adesso vi faccio vedere comunque l'INCI per farvi capire un po' le varianti di questo shampoo, perché questi shampoo appunto variano l'uno dall'altro. In realtà due di questi sono pressoché identici, sono quello semi di lino e quello all'argano. Adesso vi faccio vedere l'INCI così capite di che cosa sto parlando. Ok, allora questo è l'INCI di quello ai semi di lino e quello all'argan. Questo è quello ai semi di lino e l'altro è l'argan. Innanzitutto questo è un prodotto nickel tested, quindi se siete allergici al nickel potete utilizzarlo. Come vedete l'INCI è pressoché identico, quello che cambia è semplicemente l'olio subito dopo i tensioattivi. In questo caso in quello di lino abbiamo questo Linum Ultrissimum Sed Oil, nell'altro abbiamo l'Argania Spinosa. Quindi identica formulazione, per me tra questi due shampoo non cambia nulla, semplicemente cambia la profumazione dell'olio. Sì, l'olio cambia, è vero, nella formulazione, ma come vi ho detto già prima non ce ne frega niente dell'olio che hanno all'interno, perché tanto in 2 minuti di shampoo non vi cambierà la vita. Quindi per me quello semi di lino, quello all'argan valgono tanto quanto. Leggermente cambia l'INCI quando poi passiamo a quello al macadamia. Vi faccio vedere cosa cambia. Allora, questo è quello al macadamia e questo è uno di quelli semi di lino, ma avrei potuto prendere anche l'argana perché, come abbiamo detto, sono uguali. E in questo caso vi voglio solo fare il confronto. E qui abbiamo i tensioattivi sempre allo stesso posto, così come anche l'olio subito dopo i tensioattivi. In questo caso subito dopo abbiamo in quelle semi di lino Linum Ultrissimum Sed Extract, ce l'abbiamo anche in quello al macadamia, subito dopo troviamo il PCA in quello semi di lino, mentre la glicerina in quello al macadamia. E poi per il resto l'INCI è pressoché uguale, perché comunque la glicerina è contenuta anche in quelle semi di lino, ma in una posizione leggermente più bassa. E questo io non ho notato che cambia addirittura il risultato dello shampoo. L'INCI sicuramente è diverso, ci sarà stato un motivo che ha spinto ad abbassare la glicerina o ad alzarla a seconda appunto dello shampoo che prendiamo in considerazione, ma ai fini poi della resa sui miei capelli non ha cambiato assolutamente nulla. Difatti, devo essere sincera, a me questi tre shampoo non mi sono piaciuti, nel senso che io li ho usati in maniera molto soddisfacente d'estate, quando mi lavo i capelli tutti i giorni, perché tra il sudore, tra il fatto che comunque io abito in una località di mare, perché abito a Catania Centro, quindi io scendo al mare tutti i giorni, quando torno al mio paese, quando vado a trovare i miei genitori, abito pure in una località che è molto molto vicina al mare, quindi in 5 minuti sono al mare e io d'estate vado a mare tutti i giorni, quindi per me è impossibile non lavarmi i capelli tutti i giorni. E quindi in quel periodo, quando li lavavo tutti i giorni, andava bene, perché questo shampoo è molto denso e non lava tantissimo, nel senso che secondo me la quantità di olio che è contenuta all'interno è troppo alta, quindi va troppo a sorgrassare quelli che sono i tensioattivi, che comunque sono dei tensioattivi molto delicati. Quindi secondo me questo shampoo va bene a chi ha una cute particolarmente sensibile, a chi ad esempio lava i capelli molto spesso, quindi non ha bisogno di uno shampoo molto sgrassante. E quindi io in quel periodo li usavo con molta soddisfazione. In inverno assolutamente no, perché io in inverno cercavo di farmi uno shampoo una massimo 2 volte alla settimana e questo shampoo non mi aiutava per niente, perché essendo troppo pesante lasciava i capelli un po' appesantiti, tant'è vero che dopo 2, proprio massimo 3 giorni, ma a tirarla, perché già ce li avevo sporchi al terzo giorno, e dovevo necessariamente fare lo shampoo.
Quindi non, sotto questo punto di vista devo dire che in estate vanno bene, in inverno non mi sono piaciuti. Così come potreste utilizzarli se andate spesso in palestra, se fate spesso lo shampoo magari dopo la piscina, e quindi magari vi lavate i capelli già 3-4 volte alla settimana. Insomma, a seconda delle vostre esigenze. Però se state cercando uno shampoo che vi faccia durare tanto i capelli puliti, secondo me questo assolutamente non va bene. E quindi non, personalmente non lo consiglio, ecco. Ma se leggete comunque un po' di recensioni in giro, troverete di persone che hanno avuto addirittura la testa proprio unta subito dopo lo shampoo. Le mie coinquiline, ad esempio, sono alcune di queste persone. Tant'è vero che dopo un periodo comunque hanno smesso di utilizzarlo perché non riuscivano praticamente a far durare lo shampoo neanche 2 giorni. Quello che un po' cambia la situazione è in questo caso lo shampoo scusate, all'argana, all'aloe vera, perché lo shampoo all'aloe vera ha totalmente un'altra formulazione e adesso ve la mostro. Allora, qui abbiamo quello verde che è quello all'aloe e poi ne ho preso un altro dei tre che vi ho già fatto vedere per fare il confronto. Come vedete, in questo caso abbiamo i denti attivi che sono in posizione diversa nell'incio e quindi il bagnoschiuma risulterà leggermente più sgrassante perché ce n'è in minor quantità. Infatti abbiamo in quello verde, che è quella all'argan, abbiamo il cocamidopropil betaina, il sodium laryl sarcosinate e subito dopo abbiamo il gel d'aloe, in questo caso un succo di aloe, ma è la stessa cosa. Mentre nell'altro abbiamo tutti i denti attivi fino al glicerillo oleate, quindi l'ultimo, il coco glucoside, il glicerillo oleate, che è un denti attivo secondario molto molto dolce come denti attivo, che solitamente si usa nelle formulazioni per andare ad addolcire appunto la forza sgrassante del bagnoschiuma o dello shampoo, e in questo caso ce l'abbiamo più sotto, quindi ce n'è in minor quantità. Questo fa in modo che quello all'aloe risulta essere risulta appunto lavare meglio i capelli e quindi lasciarli poi anche più puliti. Inoltre, essendo proprio all'aloe vera, non contiene assolutamente oli e quindi risulta essere anche meno pesante per i capelli. Infatti, vi ripeto, per me è quello che vale di più. Ora lo vedete nella confezione, non è finito. Ci ho già fatto però 5-6 shampoo, quindi mi sono fatta un'idea. Poi, comunque, leggendo l'inci, te la fai già da subito l'idea di quello che ti serve e di quello che non ti serve. Quindi, se fate questo lavoro prima di comprare uno shampoo, io trovo inutile che vi scriviate nei vari gruppi su Facebook o nei forum a chiedere: ma secondo voi questo shampoo va bene per i miei capelli? Perché tanto non lo saprete, perché ognuno ha i suoi capelli, è inutile anche che gli altri vi consigliano sì, va bene, secondo me lo devi prendere, secondo me. Cioè, voi non lo potete sapere che risultato ha, quindi voi magari vi precludete di comprarvi un qualcosa che comunque in realtà poteva servire ai vostri capelli. Ora, questo discorso io lo accetto quando stiamo parlando di uno shampoo sui 10-15 euro, ma quando stiamo parlando di uno shampoo che io compro a 4,10 euro, che molto spesso lo vedo in offerta nei vari acqua e sapone a 3 euro, 2,50 euro, di cosa stiamo parlando? Prenditelo, provalo, se non ti va bene lo regali, lo fai usare a tua madre, al tuo fidanzato, a chiunque altro, perché ognuno ha i suoi capelli, ognuno ha la sua cute, ognuno ha la sua pelle, ognuno reagisce in maniera diversa. Quindi, secondo me, chiedere e dire come ti sei trovata con questo shampoo, me lo consigli, è inutile. Io, infatti, quello che faccio quando comunque vi parlo, vi faccio una recensione, è quello di farvi vedere l'inci, perché è l'unico che vi può far capire se una cosa va bene per voi oppure no. A seconda, ovviamente, cioè, voi dovete comunque sempre riconoscere le vostre esigenze. Io già quando ho comprato i primi 3 shampoo, me ne sono accorta che non sarebbero andati per me, però siccome era estate, ho detto vabbè, li prendo, tanto comunque mi lavo i capelli tutti i giorni e via. Poi ovviamente 3 shampoo comunque a me mi durano un botto, difatti se avrei dovuto aspettare di finire quello all'aloe, penso che sarebbe praticamente finito un altro mese.
e quindi ho preferito farvelo adesso perché mi sono già fatta comunque un'idea su questo shampoo. E ovviamente, quindi, avendone comprati 3 pezzi, abbiamo sforato il periodo estivo, siamo passati al periodo invernale e non mi sono trovata, perché poi comunque il risultato di uno shampoo dipende anche dalla stagione, perché dipende anche dal fatto che voi sudate, e dal fatto magari che vi lavate i capelli meno spesso, dal fatto magari che quando vi lavate i capelli d'inverno non ce li avete proprio sporchi di mare o sudati, ce li avete semplicemente un po' unti, perché comunque la pelle ovviamente produce il sebo. Quindi tutte queste circostanze possono cambiare il giudizio di uno shampoo. Per questo io non vi parlo mai di un solo shampoo, ma mi compro tutti e tre gli shampoo e cerco di usarli in più periodi dell'anno per fare anche una recensione più completa. Quindi mi sto perdendo ovviamente in chiacchiere per ora, soltanto per centrare il punto, perché a volte vedo che chi compra un prodotto EcoBio piuttosto che un altro non c'entra il punto. Il punto non è spendere di più, il punto è spendere di meno. Il punto è semplicemente che dovete trovare quel qualcosa adatto a voi. E voi lo potete capire non chiedendo agli altri, ma semplicemente guardando l'inci e provando. E quindi stavamo parlando comunque di quello al gel d'aloe. Sgrassa di meno, quindi vi lascia i capelli più puliti. Difatti lo sto utilizzando adesso da 2 settimane e mezzo. E mi piace tantissimo. Mi piace il profumo. Le profumazioni di questi shampoo sono tutte buonissime, ottime, mi piacciono. Quindi io quello che preferisco è quello all'aloe vera. Io sui miei capelli, se voi avete l'esigenza di avere qualcosa invece, magari avete il cuoio capelluto particolarmente secco, allora non vi consiglio quello al gel d'aloe, vi consiglio gli altri tre. Oppure se avete il cuoio capelluto irritato, magari vi consiglio quello al gel d'aloe perché il gel d'aloe è più alto nell'inci. Comunque, una volta che voi sapete come è fatto l'inci e perché una cosa è messa prima di un'altra, vi verrà anche più facile poi scegliere. Io sicuramente per i capelli ricci e secchi consiglio i primi tre, quindi macadamia, argan e semi di lino, perché questo shampoo risulta essere abbastanza condizionante, quindi vi aiuta a districare il riccio, e se avete i capelli secchi appunto vi aiuta leggermente a fare in modo appunto che la cute non resti troppo sgrassata dallo shampoo. Se avete invece capelli grassi, che siano lisci o ricci, questo non ha importanza, vi consiglio sicuramente quello al gel d'aloe. Se avete le punte secche, magari quello al gel d'aloe va meglio rispetto agli altri, perché comunque l'aloe ha questa caratteristica di togliere il crespo dai capelli, ma comunque anche gli altri vanno bene. Quindi semplicemente dovete cercare di capire quali sono le vostre esigenze e scegliere lo shampoo che fa per voi. Io vi lascio adesso perché mi sono dilungata un po' troppo a fare questa recensione. Spero comunque che vi sia stata utile ai fini non solo di questo acquisto, ma di altri eventuali acquisti. E se fosse così, lasciatemi un commento qui sotto il video, o se avete qualche domanda, scrivetemela qui o mandatemi un messaggio su Facebook. E vi ricordo che se io rispondo sempre a tutti. Se c'è qualche messaggio a cui non rispondo è perché o mi scrivete messaggi sotto il video privati o perché nominate all'interno del messaggio una parola come ad esempio canale, come ad esempio Facebook, perché YouTube me li segna come spam in automatico, non me li fa più leggere, elimina automaticamente il vostro commento. Quindi mi raccomando, non usate queste parole, se dovete utilizzarle mandatemi piuttosto un messaggio su Facebook. Oppure mi capita altre volte che le persone che mi scrivono messaggi non hanno un profilo Google più, Google Plus, scusate, e quindi non posso rispondere. In quel caso, se vedete che dopo 2 o 3 giorni non vi rispondo, mandatemi un messaggio su Facebook, perché altrimenti non riesco materialmente a comunicare con voi. E detto questo, ci vediamo al prossimo video e un bacio a tutti.